Se davvero toccherà a lui, domenica, essere eletto segretario del PD al posto del dimissionario Zingaretti, Enrico Letta, nel panorama politico italiano, rappresenta una figura a parte. Già vice segretario del partito con Bersani, già ministro con Prodi e presidente del Consiglio di un governo di larghe intese, nella famosa legislatura cominciata nel 2013 con la non vittoria, prima di essere defenestrato da Renzi con lo storico Enrico stai sereno, Letta è l'unico leader politico ad aver fatto un passo di lato, ancora giovane, per andare a insegnare nell'università francese di Sciences Po. Per questo al ministro della cultura Franceschini, che per primo è andato a fargli la proposta di tornare in trincea, e poi a tutti gli altri del PD che uno dopo l'altro gliel'hanno ripetuta, ha risposto semplicemente: io ho cambiato vita. Ma è verosimile che non potrà tirarsi indietro. Con un partito colto di sorpresa dall'addio di Zingaretti, con i 5 Stelle che, guidati da Conte, sono in grado di sorpassare il PD, con le correnti che solo sul suo nome riuscirebbero a trovare l'unità che finora è mancata, l'eterno giovane democristiano Letta non ha altra scelta. Può solo chiedere garanzie di non essere sfiduciato dopo pochi mesi, viste le due scadenze decisive che attendono il Paese, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica l'anno prossimo e le elezioni politiche nel 2023, oltre alla tornata dei sindaci delle maggiori città in autunno. Deve farlo anche per Draghi, che finora ha mostrato un'apparente indifferenza alle traversie degli alleati dell'ex maggioranza giallorossa, ma certamente non è soddisfatto di tutto quel che sta accadendo alla sua sinistra.